Pistoia torna a confrontarsi con il tema della cultura e della legalità. Lo farà in una tre giorni organizzata dall'Associazione Teatrale Pistoiese dalla provincia. Cuore dell'evento, lo spettacolo Cantata per la festa dei bambini morti di mafia, in prima nazionale al Teatro Bolognini dal 25 al 27 di novembre. Il testo, scritto dall'ex magistrato Luciano Violante, portato in scena con la regia di Maurizio Panici, sarà il perno della tre giorni, attorno al quale venerdì si muoveranno altri eventi. La mattina al Teatro Manzoni, Luciano Violante incontrerà oltre 700 studenti delle scuole superiori per parlare di legalità. Quindi alle 18 al Bolognini sarà inaugurata la mostra Scampia, Volti che interrogano, di Davide Cerullo, cui farà seguito la sera la prima dello spettacolo scritto da Violante. E parleremo di legalità, parleremo di regole, parleremo di come un cittadino oggi può fare il suo dovere in maniera attiva. La Cantata, è stato spiegato durante una conferenza stampa al Bolognini, è un testo durissimo e struggente dove le vittime delle violenze criminali della mafia osservano dall'aldilà le vicende terrene, avvelenate dal crimine, dalla complicità, dall'omertà, dall'inerzia morale. Orlando, scuola di attiati del giardino dei morti di mafia. I carrubi sono le loro cucine, gli uomini piegati i loro rami sulla terra, bianchi. Tutti verso Catania, i nuovi la città dei morti. Abbiamo deciso di produrlo, questo testo di Violante, di portarlo in scena grazie alla regia di Maurizio Panici e all'apporto dei giovani e validi attori, perché noi crediamo che il teatro debba parlare dei problemi della gente direttamente, spingere alla riflessione. E i decenni ultimi della nostra storia nazionale ci hanno lasciato l'eredità di tante problematiche che debbono essere ancora pienamente affrontate. Quindi crediamo che un testo sulla criminalità organizzata, sulla mafia, scritto appunto da Luciano Violante, possa aiutarci a comprendere meglio. Quando finirai di vendere i tuoi figli, che hanno capito e che possono ancora capire che perciò vanno uccisi? Da Roma, dove ti usano, arrivano gli ordini, ma tu, Palermo, superba e ingenuo, esegui e fingi di non capire dove comincia il servo e finisce il padrone.